benvenuta a Palermo. Grazie, ben trovato. Allora, poco fa a microfoni spenti mi dicevi che non fai solo i tributi, nel senso che i tributi è una cosa bellissima. Sì, assolutamente. Però non fa parte soltanto questo della tua vita, ma hai anche progetti personali. Esatto, sì. Tra cui stai lavorando. Esatto, sì. Sai, il pubblico è abituato a non andare oltre ciò che vede, oltre ciò che è immediato. Magari spesso le persone non si rendono conto delle tante sfaccettature che possa avere la vita di una persona che fa arte, o almeno prova a fare arte, prova a fare qualcosa di bello. Faccio musica a tutto tondo. Ho un progetto inedito che, vabbè, su cui non solleviamo troppo clamore, per così dire. Ho un altro tribute band di una artista completamente diversa, un tributo a Skin e agli Scancanensi. Sì, meraviglioso, meraviglioso. E poi personalmente adesso mi sto dedicando a quello che è una grande passione collaterale sempre nell'ambito musicale, che è l'arrangiamento vocale. Quindi mi piace arrangiare in chiave moderna alcuni pezzi rock dagli anni 70 agli anni 90. On the stripe and chained, we are looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom. Mi diverte tantissimo, mi dà tantissimo. Vuol dire che cosa qui è una cosa a cui tengo, perché è quello a cui rivolgo le mie energie anche quando penso di essere stanca, penso di averne abbastanza. Bello, anche se non mi porta magari a fare concerti meravigliosi come questo, non mi porta a girare il mondo, ma mi ripaga in altro modo. Ma questo tributo, com'è nata l'idea di fare un tributo a questa bellissima artista? Sì. Ho avuto l'idea nel 2009. Emi mi aveva colpita moltissimo nella sua prima apparizione in Italia, che se non sbaglio è stata proprio a Palermo, al Festival Bar. E l'ho vista cantare. Innanzitutto mi ha colpito l'impatto visivo, perché l'ho vista scendere le scale, perché questi capelli lunghi, ricci, questo vestitino, era bellissima. E ho detto, oh cacchio, mamma. Non solo l'aspetto strettamente vocale, il fatto che lei fosse autrice di tutte le sue canzoni, cosa che qui in Italia non è passata affatto. Lei è una cantautrice, non è semplicemente un interprete, quanto sia un interprete incredibile. Tuttora canto da quando ero praticamente bambina e sono diplomata in un'accademia di Roma che si chiama Fonderia delle Arti. Ho fatto diversi seminari in giro per l'Italia e ho una vera e propria passione per la didattica. Da 10 anni sono un'insegnante di canto moderno e è sempre stata la mia vita. Altra scelta, perché altrimenti impazzirei, perché mi dà delle piccole regole, mi dà
motivo per stare al mondo, mi dà continuità, mi spinge a migliorarmi ogni giorno, mi fa vivere. Un po' la fortuna di arrivare per primi, che abbiamo debuttato nel 2009 e all'epoca non è che ci fosse chissà quale interesse nei confronti della musica di Amy, c'era più un interesse verso il gossip, il personaggio. Tuttora non c'è un grande interesse proprio verso la sua musica. E abbiamo cominciato, cioè, abbiamo avuto la fortuna di esordire sul palco dell'Hard Rock Café più grande d'Europa, che è a Bucarest. E da lì abbiamo lentamente cominciato a suonare in giro per lo stivale, prevalentemente a Roma, perché la band a base è lì. E poi eravamo sempre in Sicilia, la Sicilia ci porta fortuna. Inorgoglisce, esatto, eravamo a suonare a Putera, credo fosse l'estate del 2013. Stavamo tornando in albergo e io ricevo un'email, guardo il cellulare, Robin Benninger ha commentato il tuo video. Io comincio a urlare come una forsennata in macchina. Ragazzi! Tony che si gira, stava guidando lui. Oh, che succede? Che succede? Ragazzi, c'è semplicemente il chitarrista Amy Winehouse che ci ha lasciato un bel complimento. E da lì è nata uno scambio di email. E avevamo la curiosità di conoscerci, di provare a fare qualcosa insieme. E quindi l'abbiamo portato qui in Italia. Abbiamo organizzato il primo raduno del fan club Travel, di cui sono presidente. Grazie per aver rilasciato questa intervista. È stato un piacere. Ciao. Alla prossima.